Allora, se volete scoprire come ho ottenuto questo risultato di make-up effetto lifting senza ricorrere alla chirurgia plastica, continuate a seguire il video. Ciao ragazzi e ciao ragazze! Ora, se siete curiosi di sapere come ho ottenuto l'effetto che vi ho mostrato, continuate a seguire il video e se vi va iscrivetevi al canale, attivate le campanelline per poter ricevere tutte le notifiche sui miei prossimi video. Incominciamo subito! Allora, per realizzare questo make-up andremo ad applicare dei prodotti in crema, perciò vi consiglio di utilizzare un primer come base. Ovviamente il primer cambierà in base al vostro tipo di pelle, per chi ha la pelle grassa andrà ad utilizzare un primer mattificante, mentre per chi come me ha la pelle secca utilizzerà un primer idratante. Questo è della Catrice ed è il Tensational, ok, ve lo mostro, non so se riuscite a vederlo bene. E devo dire che mi sto trovando bene, soprattutto per il costo che ha, quindi insomma, il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo di questo primer. E poi mi piace l'effetto luminoso che dà al mio viso e come fa ad aderire meglio i prodotti al di sopra. Ok, ho steso il primer dappertutto. Voilà. Questo è il risultato del primer. E adesso dovete avere a disposizione, oltre al fondotinta che tra un po' vi mostrerò, due contouring in crema. Potete sceglierne uno un po' più freddo, come ad esempio questo della Kiko, che è nel colore 200, ve lo mostro. Allora, questo è un marrone un pochettino più freddo, eccolo qua. Oppure potrete andare ad utilizzare un contour in crema caldo, come ad esempio questo di Neve Cosmetics, che è il colore Savannah. Io utilizzerò questo. E niente, non vi occorre altro. Adesso vi mostro come ottenere appunto l'effetto lifting con pochi semplici prodotti e con poche semplici accortezze. Poche semplici accortezze. Allora, prima di procedere con il contouring in crema, chiaramente vado ad applicare il mio correttore della Inglot, ormai famosissimo, il numero 58, che è leggermente aranciato e serve per andare a contrastare il colore delle mie occhiaie. Quindi lo applico proprio in questa zona dove c'è proprio l'acci dell'occhiaia, che è solitamente la parte che rimane più scura, e poi lo vado ad applicare anche dall'altra parte. Lo stesso quantitativo, però utilizzo l'altro dito perché altrimenti mi viene male. Ecco qua, sempre nella C. Allora, il correttore, essendo in crema, secondo me, questo correttore soprattutto, viene meglio lavorarlo con le mani perché si fonde perfettamente con la vostra pelle. Vedete, nasconde le occhiaie. Certo, non fa miracoli, però comunque ci aiuta a nasconderla. E lavorandolo appunto col dito riusciamo ad amalgamarlo meglio con la nostra pelle, in modo da non creare ulteriori strati. Dopo aver applicato il correttore aranciato, vado a prendere il fondotinta che uso abitualmente. In questo caso provo una novità per me, è un fondotinta di Lancôme, eccolo qua, è il Tinte Miracle, fondotinta idratante effetto Bone Mine naturale. Quindi questo fondotinta dovrebbe essere, è perfetto per la mia pelle perché ho già provato il campioncino, comunque è perfetto anche per le peli mature, perché praticamente è molto leggero sul viso. Non si sente, cioè sembra di non indossare quasi nulla e comunque va ad uniformare e a rendere omogenea la nostra pelle continuando a idratarla. Questo fondotinta è perfetto per chi ha la pelle secca come la mia oppure per chi ha la pelle un pochettino matura. Lo sconsiglio magari a chi ha la pelle mista grassa perché comunque è decisamente idratante. Ho preso una tonalità leggermente più chiara della mia, un po' più calda, perché vorrei utilizzarlo anche in primavera, tra poco. Quindi, siccome l'inverno sta per finire, spero al più presto di prendere un po' di colore, ho deciso di scegliere un tono un pochettino più caldo del mio, giusto per poterlo sfruttare di più anche in questa primavera. Perché se avessi preso il colore che ho adesso, praticamente avrei smesso di usarlo tra un mese. Allora, lo stendo col pennello. Cioè, guardate, non so se si capisce il finish di questo fondotinta, mi avvicino.
Allora, l'effetto è luminoso, però non troppo, cioè quell'effetto luminoso è giusto, cioè lascia comunque la pelle molto naturale ed è leggerissimo sul viso, sembra di non indossarlo. Se poi vogliamo ancora di più renderlo leggero, basta semplicemente andarlo a tamponare con una spugnetta bagnata in modo che assorba il prodotto in eccesso e il finish sia ancora meno pesante, tra virgolette, nonostante questo non sia un fondotinta pesante. Adesso un'altra cosa da fare, la prima cosa da fare è prendere il nostro stick in crema e andarlo ad applicare nei punti che vogliamo far sembrare più liftati. Quindi, ad esempio, in questo caso io lo vado ad applicare qua sotto la mia gotta, formando una specie di C. Perché se io andassi dritta, come si fa solitamente per il contouring freddo, diciamo, andrei ad abbassare ancora di più il mio zigomo. Invece io parto da qua, seguo la mia ombra naturale e la porto un pochettino in alto, vedete? Qua, rimango un po' più in alto, non vado proprio verso il basso. E lo stesso faccio qua. Parto dal mio zigomo e salgo fino ad arrivare all'attaccatura dei capelli. Poi lo metto qua nel mento. E poi questo è perfetto per chi ha il doppio mento perché lo porta anche qua. E quest'ombra che noi andiamo a creare nel mento praticamente andrà anche a diminuire l'effetto doppio mento per chi dovesse averlo. Poi questo passaggio lo consiglio a chi ha una fronte grande come la mia, mentre per chi ha una fronte piccola può tranquillamente evitarlo. Allora metto il mio contouring qua. E adesso cosa faccio? Lo metto anche un po' nel naso, non esagero perché il mio naso effettivamente non ha un grande bisogno di essere sistemato. Comunque, volendo, potete fare anche questo per andare ad assottigliare e a rendere più fine anche il vostro naso. Ecco qua. Adesso non uso la spugnetta perché voglio essere molto precisa. Uso questo pennello della Nabla che in realtà è venduto come un pennello per fondotinta, ma io lo trovo ottimo anche per sfumare appunto il contouring in crema e vi faccio semplicemente vedere come sfumo il tutto. Ricordatevi quando fate questo passaggio di portare il prodotto sempre un po' verso l'alto, non ovviamente qua, però comunque di rimanere qua verso l'alto quando lo sfumate, di non portarlo mai, mai verso il basso. Cioè, con movimenti circolari andate a sfumare il vostro contouring, ma rimanendo qua il più in alto possibile, non portandolo verso il basso e neanche troppo verso l'alto. Guardate come si sfuma in 2 secondi questo prodotto della Neve Cosmetics. Ok, faccio tutta la faccia e torno subito. Per quanto riguarda il naso, possiamo prendere un pennellino di queste dimensioni e andare proprio a scolpire il naso in modo che il risultato sia ancora più preciso, ovviamente, che col pennello grande. Adesso il secondo passaggio che andremo a fare. Adesso abbiamo creato i nostri punti di ombra nel nostro viso. Adesso invece, attraverso un correttore più chiaro, andiamo a mettere in evidenza i punti più luminosi. Perché comunque considerate che per ottenere un effetto lifting dobbiamo fare un gioco di luce e ombre. Quindi adesso abbiamo fatto il gioco di ombre, come vedete. Già il mio viso è più sfinato e più liftato. Non so se riuscite a vederlo dalla videocamera. E adesso invece con un correttore luminoso, questo ve lo straconsiglio, è della Corf. Allora è il Cure Makeup, correttore uniformante, basta. Allora è di una leggerezza incredibile, non segna, non va nelle pieghe,
anche se fissato con poca cipria, niente, è fantastico, è uno dei miei correttori preferiti. Comunque, con questo correttore più chiaro, andiamo invece a illuminare i punti che naturalmente dovrebbero risultare più luminosi. Andiamo anche un po' qua. Ok. Volendo possiamo anche andare un pochino qua per evidenziare ancora di più lo stacco tra questa sfumatura e il chiaro. Adesso semplicemente con una spugnetta andiamo a sfumare tutto. Il correttore, non so se riuscite a vederlo, però vedete come il mio viso sembra già più liftato. Ho mantenuto luminosi i punti che volevo ottenere luminosi e poi ho scurito chiaramente le zone che mi interessava scurire per portare tutto un po' più in alto. Ok, fino a qua ci siamo. Adesso dobbiamo fissare chiaramente il tutto con una cipria e utilizzeremo questa di neve, che è la cipria normale. Allora, scusate, mentre stavo girando è arrivato il corriere con due pacchi che vi mostrerò nei prossimi video, quindi rimanete collegati per scoprire cosa mi è arrivato di nuovo. Comunque, dicevo, ora che abbiamo applicato le creme, andiamo a fissare tutto con questa crema di Neve Cosmetics. Chiaramente io utilizzo quella, voi potete utilizzare tutti i prodotti che volete, l'importante è che sia una cipria fissante, ecco. Prendo il mio solito pennello della Bionica, prendo un po' di cipria, butto via l'eccesso e utilizzandone poca perché ho la pelle secca. Non so quante volte ho detto che ho la pelle secca in questo video. Scusate anche il sciatore, ma ho dovuto fare le scale velocemente per recuperare i miei pacchi. Ah, prendo un po' di fiato, metto la cipria così fisso il tutto. Allora, ora che abbiamo fissato, sfuma anche un po' meglio qua nel collo. Ora che abbiamo fissato, per andare ancora di più ad enfatizzare questo effetto luminoso che dobbiamo mantenere qua, possiamo utilizzare sempre questa cipria di neve o un illuminante per chi usa gli illuminanti, oppure per chi non è un amante degli illuminanti, vi consiglio questa cipria di neve che è la Glass Glue. Questa cipria, adesso non so se riesco a farvelo vedere, ve la swatcho anche. È una cipria, però vedete che rimane molto luminosa quando la sfumate. Allora, secondo me è una soluzione perfetta per chi non ama tantissimo gli illuminanti, perché comunque riesce a illuminare, insomma, questa parte alta dello zigomo, però allo stesso tempo non ha l'effetto magari troppo, come dire, paraflesciato degli illuminanti. Prendo un pennello comunque da illuminante, prendo un po' di cipria, scarico l'eccesso, questa spolvera un pochino e la vado ad applicare qua nella parte alta. Allora, vedete che anche se è una cipria, comunque rimane molto luminosa e chiaramente l'effetto è molto più naturale. Vedete rispetto a qua, qua quanto è più luminoso. Adesso lo applichiamo anche dall'altra parte. E questo serve sempre per andare ad enfatizzare la zona che vogliamo tenere più luminosa. Volendo possiamo applicarne un pochino anche qua, senza esagerare, magari con gli eccessi, con quello che rimane nel pennello. Poi riprendiamo sempre la stessa cipria, la andiamo a mettere un pochino sul naso, un pochino sul mento. Considerate che non essendo un illuminante ma una cipria, oltre ad andare comunque ad illuminare la zona, tenderà anche a fissarla. Ok, e questo nel naso potete anche, se non vi piace questo effetto così strong, andare a, insomma, nasconderlo con la spugnetta con cui avete applicato il correttore. Però vedete già come il mio viso
sembra molto più portato verso l'alto, ecco, forse da questa parte si vede meglio. Ecco qua, questo è il risultato. Questo è un trucchetto, diciamo, per ottenere l'effetto liftato al viso e possiamo fare lo stesso anche con gli occhi. Non ho preso la palette per gli occhi, la recupero e torno subito. Ho preso la palette, utilizzerò questa di Too Faced, la Mini Gingerbread Spice. E semplicemente cosa faccio? Prendo un pennello non troppo ampio da sfumatura e vado ad applicare il colore più chiaro, che è questo. Questo è leggermente luminoso, ma non un luminoso eccessivo, ecco. Scusatemi che mi aiuto con lo specchio. Vediamo se mi vedete, sì. E lo applico su tutta la mia palpebra, anche sotto il sopracciglio, eh. E poi niente, semplicemente faccio lo stesso anche dall'altra parte. Poi prendo un colore da transizione, però mi vado ad aiutare con un pennellino un po' più di precisione, con un pennellino a penna, questo è della collezione di Elodie per Sephora, e prendo, vedete, un marroncino neutro semplice. Ne prendo un pizzichino, scuoto l'eccesso, e vado a disegnare questa parte del mio occhio. Quando arriva la fine, l'ombretto lo porto verso l'alto. Scusate se sentite il rumore dei cani, ma che abbaiano, ma no, no. Siamo circondati. Cioè, sono circondata, non siamo. Sono circondata qua nel vicinato. Faccio lo stesso dall'altra parte. E anche qua porto verso l'alto. Non vi preoccupate se adesso vi sembra così netto. Adesso andiamo a sfumarlo. Perciò cosa faccio? Prendo un bel pennello da sfumatura. E lavoro l'ombretto, sempre portandolo verso l'alto e verso l'esterno. Sempre per cercare di ottenere questo effetto lifting anche sull'occhio. E vado verso l'alto. Vedete già la differenza? Questo è l'ombretto sfumato, questo no. Adesso andiamo a sfumare anche questo. Inizio qua nella piega. E poi la codina la sfumo sempre verso l'alto. Allora, a questo punto, una volta che abbiamo sfumato l'ombretto e ottenuto il risultato che più ci aggrada, prendiamo sempre lo stesso colore, però con un pennello un pochettino più piccolo. Ad esempio, possiamo andare ad utilizzare un pennello come questo e applichiamo lo stesso colore di transizione che abbiamo usato sotto nella parte inferiore, ma ne prendo proprio pochissimo e rimango il più attaccata possibile alle ciglia in modo da appunto mantenere questa luminosità di questa zona. Perciò non vado troppo in basso con l'ombretto, rimango sempre alta. Serve semplicemente per andare ad intensificare un po' anche le ciglia inferiori. Poco poco, tanto non serve tanto prodotto per intensificare la parte sotto. Così vedete meglio, forse anche qua. E anche questo cerco di portarlo comunque verso l'esterno. Ok. A questo punto, se vogliamo intensificare ancora di più l'occhio, possiamo prendere un pennellino piatto, di quelli proprio da eyeliner, tipo questo. Con un marrone ancora più scuro, che non ho in questa palette, perciò vado semplicemente a prendere la terra, che userò dopo. Prendo un po' di colore di marrone ancora più scuro e semplicemente lo passo nella rima infracigliare, in modo da definire questa parte dell'occhio. Anche di questo ricordate di rimanere con questo, ricordate di rimanere il più attaccate possibile alle ciglia. Serve giusto per intensificare leggermente questa parte finale. Riprendo la terra e faccio lo stesso anche nell'altro occhio. Deve essere una cosa molto delicata anche perché stiamo facendo sì un trucco lifting, però comunque questo è un trucco lifting da tutti i giorni, quindi potete tranquillamente andare a lavoro, andare dove preferite, insomma.
A questo punto cosa faccio? Coloro le sopracciglia e torno subito. Allora, per le sopracciglia ho utilizzato questo prodotto della Neve Cosmetics, ve lo avvicino così lo vedete bene anche voi, che è semplicemente un mascara colorato che va ad infoltire le nostre ciglia, colorarle e fissarle. Io mi trovo benissimo sia con questo sia con quello della Essence che vi ho mostrato nei video precedenti. Comunque, una volta applicato questo step, non ci rimane altro da fare che mettere la terra per andare semplicemente a ricalcare questo effetto che abbiamo ottenuto con il contouring crema. Quindi prendiamo un pennello un po' piccolo da bronzer. Questo è il shaper di Nabla e prendo questa terra della Debbie, questa qua, no, ogni volta mi confondo, cioè non è possibile, ogni volta prendo il blush, invece no, a me serve la terra, arrivo subito. Allora adesso vi spiego perché io mi confondo sempre con il blush e con la terra, perché vedendoli così, no, con la videocamera si nota la differenza, però nel mio cassetto non si nota la differenza, quindi ogni volta acchiappo il blush e non il bronzer. Comunque usiamo il bronzer Sun Experience di Bronzing Powder di Debbie nella colorazione 02 e, ripeto, con un pennello piccolino prendiamo un po' poco prodotto, scuotiamo l'eccesso e andiamo semplicemente a rimarcare il lavoro che abbiamo fatto prima con il contour in crema. Questo servirà per enfatizzare ancora di più il contouring che abbiamo fatto sotto che abbiamo fatto sotto. Lo porto anche un po' qua, un po' qua, un po' nella mia frontona, vado anche un po' qua e poi sfumo bene nel collo in modo che si noti meno lo stacco. Vedete? Così è ancora più evidente l'effetto lifting. Adesso prendo un blush dal colore, diciamo, il più simile possibile alla terra. Questo ad esempio è un pesca. Io ho questo della vecchia collezione di Too Faced, l'Unexpected Paradise, la colorazione è la 01. Però insomma, trovate tanti blush con questa tonalità. Inoltre da Kiko continuano ad esserci i saldi dei prodotti invernali, quindi probabilmente riuscite ancora a trovarlo e se lo trovate prendetelo, perché questo blush, oltre a profumare di cocco, che è una cosa meravigliosa, è veramente valido. Comunque, sempre con lo stesso pennello della terra, prendo un po' di blush senza esagerare e la vado ad applicare qua vicino a dove ho applicato la terra e faccio lo stesso anche dall'altra parte. Qua ne ho applicato un po' di più, in questo caso no problem. Vado a prendere il pennello con cui ho steso il fondotinta e semplicemente ripassandolo vado a smorzare un po' l'effetto troppo denso che mi ha dato il blush, e faccio lo stesso anche dall'altra parte, in modo che si amalgami tutto ancora meglio. Ecco qua, questo è il risultato con il blush. Poi, volendo, possiamo prendere un pennello anche da sfumatura, prendere il blush e riportare lo stesso colore nell'occhio, qua, giusto per far sembrare ancora più omogeneo il nostro trucco. In modo, insomma, ad avere lo stesso tono di colore sia negli occhi che sulle guance. Vedete che è ancora più omogeneo così il trucco. Adesso semplicemente per le labbra potete scegliere se utilizzare un lip gloss, un lip balm o quello che preferite. Io in questo caso andrò ad utilizzare un nuovo prodotto della Wet n Wild. Questo è il rossetto, scusate non vedo niente, Blushing Ball Bali, ed è un rossetto luminoso. Io ho i rossetti matte di Wet n Wild e vi consiglio di accattarli qualsiasi trovate. Vi faccio vedere un attimino, se mi date un secondo, la confezione. Piccola parentesi, se vi capita di trovare questi rossetti della Wet n Wild, non so come farveli vedere tutti, questi con il bacino di qualsiasi colore preferiate, prendeteli perché sono cremosi,
matte e super resistenti e non vi seccano le labbra. E mi sa che uno di questi costa sui 4 euro, non di più. E sono fantastici, fantastici. Comunque, tornando a noi, ho voluto cambiare un pochino e provare questo shimmer. Questo non è matte. Secondo me ci sta meglio con questo trucco e l'ho scelto sul pescato in modo da abbinarlo al blush che ho utilizzato. Ok, abbiamo messo il rossetto, ma ci siamo dimenticati il mascara. Ma no problem perché ce l'ho qua a portata di mano. Questo non l'avevo mai visto della Essence. È il The Big Lashes Volume Curl Mascara Lash Lifting, tra l'altro, vabbè, liftante anche, liftiamo anche le ciglia. E niente, lo proverò con voi per la prima volta. Fatemi sapere se lo conoscete già, se l'avete già utilizzato e se vi trovate bene, perché per me, insomma, è la prima volta che lo uso. Scusate, mi aiuto con uno specchietto per non fare danni. Mi metto qua così mi vedete bene. Allora, l'ho preso più incuriosita dal nome che da altro, perché sono piena di mascara, devo ammetterlo. Però è anche bello avere delle, insomma, delle alternative economiche per quanto riguarda i mascara. Quindi se questo funziona, costa mi pare sui 3 euro, 3-4 euro. Va bene. Allora, questo è l'effetto con una passata. Niente di sconvolgente, però comunque ha fatto il suo lavoro. Faccio l'altro occhio e torno subito. Allora, mi rimangio subito quello che ho detto. Probabilmente durante la prima passata avevo preso poco prodotto di questo mascara, mentre quando sono andata ad applicarlo in quest'altro occhio ho preso più prodotto ed effettivamente il risultato è completamente diverso. Cioè, è ben... Ah, mi ha aperto bene le ciglia e sono ben volumizzate. Vediamo come si comporta nelle ore, perché questo potrebbe essere veramente un buon mascara. Ovviamente va testato. Allora, questo è il risultato. Mi sciolgo i capelli e torno subito da voi. Allora, questo è il risultato finale. Mi tiro un po' indietro i capelli qua per farvi vedere. Come vedete, anche con del semplice trucco si può ottenere un effetto lifting senza dover andare dal chirurgo estetico. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi va lasciatemi un like oppure anche un pollice all'ingiù perché tutti i feedback che voi lasciate sui miei video a me servono per migliorare e per far, insomma, per rendere il mio canale più interessante per voi. Quindi che sia un commento positivo o negativo, non vi preoccupate, io sono aperta, insomma, ad ascoltare sia le critiche sia le cose positive. Fatemi sapere giù nei commenti cosa pensate del look e cosa pensate in generale dei miei video, di questo video in particolare, non so quelli che avete visto. Vi ringrazio per avermi seguita, vi mando un bacione. Ciao ragazze e ciao ragazze!